e soprattutto seguite le radio libere di Agliana, che stanno facendo un lavoro migliore di quello dell'isola di Wight per ricordarsi i tempi passati. Avanti ragazzi, grazie. Per le radio libere di Agliana, le interviste a personaggi famosi. Un personaggio famoso che fa la storia delle sale da ballo degli ultimi dagli anni 60 adesso. Quindi una grande storia, molto conosciuto, Marco Folk e il gruppo italiano. Noi ballerini o i ballerini ti ricordano e naturalmente aspettano le tue serate. Come è cambiata la musica da ballo o i ballerini, visto questa entrata delle scuole, di tutto quanto? Sono diventati più esigenti? Guarda, io posso dire che adesso andare a suonare e fare ballare è diventata una cosa bellissima. Perché? Ti spiego, perché noi facciamo ballare il giovane di 25 anni e diciamo il meno giovane di 80 anni. Quindi noi nelle serate adesso dobbiamo mixare, dobbiamo fare ballare tutti. E questo è veramente democrazia di ballo, ecco. Abbiamo raggiunto veramente la democrazia del ballo. E poi una cosa volevo, credo tu voglia anche personalizzare una cosa, per il fatto di suonare veramente dal vivo, conta molto? Secondo me sì, oggi tutti abbiamo le basi musicali, però io per esempio, come hai sentito, io ho la tromba che suona dal vivo, noi cantanti suoniamo e cantiamo dal vivo, e questo è molto importante, perché se io devo andare a suonare alla mia veneranda età e fare le finte di cantare, io me ne sto a casa, perché io ho già la pensione dell'orchestra e dell'INPS, ho già fatto tanto, però mi diverto ancora cantando e dando quello che posso ancora dare, e mi diverto ancora, e questo è importante. Certamente è importante anche per noi avere uno spirito attivo quando siamo di fronte a te, naturalmente. E per quanto riguarda futuro, si continua sempre così? Senti, io spero che Dio mi dia la salute per continuare un altro po', perché mi sto divertendo tanto, e anche dal calendario che ho ben fornito, questo mi entusiasma ancora di più. Marco Folk lo troviamo in tutte le piazze, anche più importanti. Questo è, e poi è una garanzia di trascorrere una piacevole serata. Ti ringrazio. Casomai non mancherà l'occasione di rivedersi e di risentirsi per casomai le nuove serate, tutti gli appuntamenti casomai che potremo forse aggiungere in rubrica. Ma certo, guardate su Facebook, ci sono le mie serate, veramente io non me l'aspettavo un'intervista così. Ragazzi, io vi ringrazio tanto, perché da vecchio sto trovando ancora molti stimoli e molta soddisfazione per andare avanti. Grazie. Anche per noi, visto che così siamo di nuovo in forma, si può dire, per ritornare un po' come le radio degli anni 70, 80, e cerchiamo così di trovare personaggi che nella nostra zona ci caratterizzano, e cerchiamo di valorizzarli. Speriamo di poter continuare, e grazie di nuovo ancora Marco. Per le radio libere d'Agliana, a voi, ciao. Grazie veramente, è stata una bella sorpresa per me. Grazie di resistere. Ciao Marco.